Il primo atto da assessore, oltre a un lavoro infaticabile che ho fatto con i miei collaboratori, con i miei uffici, è stato quello di chiedere ai direttori dei musei, ai direttori dei parchi archeologici, delle nostre aree archeologiche, se erano pronti a ripartire. E tantissimi hanno detto non vediamo l'ora. Da sabato 30 abbiamo riaperto gratuitamente i luoghi della cultura, i luoghi della memoria per 8 giorni. Forse 9, fino a domenica 7 di giugno, gratuitamente su prenotazione online, con un sistema di prenotazione online, per dire grazie ai siciliani e a tutti coloro che sono rimasti responsabilmente a casa nel periodo dell'emergenza, riappropriamoci dei nostri luoghi per ritornare a noi stessi. Ecco, non seguire l'eredità del professore Tusa non vuol dire essere studiosi come il professore Tusa, è stato ineguagliabile e non potremmo mai sognarci di essere come lui. Per avere quella sensibilità di siciliani che guardano alla bellezza come un progetto di futuro. È una mostra che è stata costretta alla chiusura, come tutte le nostre attività a causa di ciò che dicevamo, il coronavirus, e che oggi riapre nel nome veramente della riappropriazione di questi capolavori del Novecento. E quindi grazie a chi ha consentito tutto questo. Oggi riapriamo la mostra degli artisti siciliani del Novecento e lo facciamo con la presenza del neoassessore del bene culturale dell'identità siciliana, dottor Alberto Samonà. Siamo molto contenti che tra le prime iniziative della Sicilia che l'assessore ha avuto la possibilità di visitare ci sia questa nostra mostra, che è la continuazione di anni di preparazione di mostre di altissimo livello e che fanno sì di identificare sempre di più la nostra città come una città d'arte. Abbiamo voluto con l'infiorata dare un messaggio di ripartenza, di rinascita, e oggi la riapertura di questa mostra ne concretizza fattivamente una iniziativa che è proprio nello spirito della rinascita, della ripartenza. I nostri artisti sono coloro che hanno fatto la storia della cultura e dell'arte del Novecento siciliano, e ripartire dalle nostre radici è sempre un momento di grande entusiasmo, di carica, di forza, di emozione importante. È proprio direi una mostra che può avere il senso proprio terapeutico della ripartenza, perché ti trasmette emozioni, ti dà emozioni e ti rimette in moto tutta una serie di ricerche, di volontà di essere ancora protagonisti del proprio tempo.